Buongiorno a tutti, eccoci qui, io sono Natasha, lui è Andrea, siamo Compagnia Controra e oggi siamo qui per presentarvi Becoming Festival e la Compagnia Abbondanza Bertoni che sarà con noi il 6 agosto al Castello del Buon Consiglio. Diamo il benvenuto a Antonella Bertoni e a Valentina Dalmas. Ciao. Allora, ci farebbe molto piacere conoscere un pochino il progetto che andremo a presentare a Becoming Festival, che sarà Dehors Privé Tavolo, e quindi chiediamo a Antonella di raccontarci un po' l'evoluzione di questo progetto. Allora, Privé è un progetto che nasce nel 2016 in occasione del 20° anniversario della costituzione della Compagnia Abbondanza Bertoni, e quindi ci siamo regalati, diciamo, un anno di progettualità un po' particolare, un po' diversa per festeggiare appunto questa ricorrenza. Così, perché mossi dal desiderio di una fruizione diversa della cultura e dal desiderio di reclutare un pubblico diverso da quello che in genere va e sceglie di andare a teatro, e dal desiderio di una ricerca sul concetto di finzione diversa da quella che restituisce un palcoscenico. E quindi, unitamente ad altre, così, ad altri progetti che sono nati quell'anno, è nato Privé, nelle due declinazioni, una femminile, appunto Privé Tavolo, e una maschile, Privé Divano. E praticamente abbiamo composto due brevi da 20 minuti circa, rendendo autonomi due danzatori, interpreti di questi brevi, che potessero andare a proporsi e a danzare il loro pezzo all'interno delle case di chi poteva essere interessato così a programmare in casa per regalare un compleanno, per fare una sorpresa a qualcuno, così un'azione danzata in un appartamento, quindi la cucina che diventa un palcoscenico, il salotto che diventa un palcoscenico, la casa di tutti i giorni che viene vissuta con uno sguardo e con un'azione, insomma, artistica danzata, è un bel ribaltamento, diciamo, dei canoni. Così che muovono in maniera classica il teatro. Quindi da qui nasce Privé. Questo nel 2016. Valentina, appunto, Tavolo, Valentina Dalmas e Francesco Pacelli, Divano, hanno poi fatto nelle loro regioni, insomma, si sono autopromossi questo breve, se lo sono. L'hanno fatto, se lo sono gestito, eccetera, eccetera. Poi gli anni sono passati e quindi noi, per esempio, adesso da voi presentiamo un privé dehors, nel senso un privé fuori, nel senso che usciamo dall'appartamento, quindi andiamo a rompere questa, così, uno dei principi costitutivi di privé, che voleva l'ingresso in un appartamento, proprio in una casa privata, e presentiamo il pezzo all'interno di appunto del Castello del Buon Consiglio, e la derivazione di privé in dehors, diciamo che è arrivata con la pandemia, lì dove appunto il mondo si è ribaltato, nel senso che tutti eravamo costretti in una casa e invece avevamo necessità di uscire, ma di uscire e stare a distanza. E quindi nel momento, diciamo, della pandemia, abbiamo rivisto un po' la materia e l'abbiamo declinata per degli spazi all'aperto, in sicurezza, quindi, e sempre appunto i due pezzi sono stati un po' rivisti e sono così. E adesso c'è il privé dehors, quello che presentiamo da voi.
Beh, un progetto bellissimo e soprattutto un progetto che si è evoluto con la nostra società in qualche modo. Così come deve essere, credo, no? Niente può nascere e rimanere monolitico, no? Siamo noi stessi esseri in continua trasformazione, quindi anche i nostri lavori devono un po' avere, devono cercare di avere quell'agilità. Ecco. Io avrei una domanda da fare a Valentina. Com'è stato, Valentina, fare uno spettacolo a così stretto, strettissimo contatto con il proprio pubblico, con il pubblico? In questo caso sei praticamente su una sorta di palco insieme a loro, in qualche modo, a livello di vicinanza, intendo. Beh, è stato grazie a Privé e fatalità poi in quel periodo, insomma, in quegli anni, ho scoperto che amo molto la vicinanza. Quindi in realtà era stata una grandissima scoperta per me, proprio a livello professionale, come danzatrice, ho scoperto che amo molto avere gli sguardi vicini, vedere quello che accade molto da vicino nelle persone mentre insomma vivono insieme ad un danzatore, ad un attore, quello che è lo spettacolo. E quindi per me era stata, direi, una rivelazione. E infatti da lì poi mi aveva un po' scombinato in senso positivo la pancia, il cuore e la mente anche in quello che si instaura, insomma, tra chi è sulla scena e chi sta a vedere, chi sta a vivere, quei 20 minuti, in questo caso, insieme a me. E, ecco, quindi per me era stata proprio una rivelazione ed è stata anche una cosa che un po' mi porto anche quando sono distante, porto con me quando sono distante invece. Quando non è possibile avere questa vicinanza fisica, però di sapere che comunque posso avere una vicinanza comunque, nonostante la Certo. platea, insomma, nonostante ci sia comunque una separazione. Beh, immagino che sia stata un'esperienza particolare per gli stessi spettatori. Mi immagino una famiglia che accoglie una performance, si vede la propria casa, la propria cucina, penso in questo caso, rivivere sotto un'altra ottica e deve essere veramente potente. Comunque, anche nel nostro caso, chiaramente non saremo in una casa, quindi non si può ricostruire quell'intimità, ma essendo all'interno dei giardini, quindi all'interno delle mura del castello, cercheremo comunque di creare un po' una nicchia, una sorta di riservatezza. Quindi speriamo col cuore, insomma, che questo dehors rimanga comunque Devo una. aprire. Esatto, Comunque che sì. si crei un privé in ogni caso. Sono ancora spettacoli prenotabili, giusto? Nel senso che se qualcuno volesse aderire a questo progetto, può Portarsi a portarsi a casa. casa uno di questi due pezzi. Sono sempre, diciamo, proposti. Allora, adesso c'è un po' il problema ancora della pandemia. Portare a casa, sai, abbiamo smesso di fare le cene con gli amici, ancora adesso ci ritroviamo per il primo anno, no? D'estate, ma con un sacco di contagi, quindi siamo ancora in questa fase di enorme paura dove si naviga a vista, quindi probabilmente adesso non sarebbe proprio sdoganatissimo. Perché insomma è un po' adesso è un po' il coronavirus a farla da padrone, a dire che cosa si può fare e non si Sì, può no, fare. certo, questo sì, no, ma la mia domanda era nel senso che comunque sono ancora spettacoli attivi, non sono diventati di repertorio, sono Repertorio. No, ancora no, no. comunque, Sì, ok, sono ancora attivi, perfetto. assolutamente sì. Quando chiaramente i tempi ce lo permetteranno, uno potrà Esatto. proporre alla propria. Assolutamente, Portarsi a assolutamente. casa queste meraviglie. Bene, non ci rimane quindi di salutarci, di ricordare che
Lo spettacolo sarà il 6 di agosto al Castello del Buon Consiglio, ai Giardini. Inizio spettacolo alle ore 19:45. Andate sul sito www.compagniacontrora nella sezione Becoming Festival 2022 e scegliete lo spettacolo Dehors Privé Tavolo. Fate la vostra prenotazione e non ci rimane che ringraziare nuovamente Antonella Bertoni della compagnia Abbondanza Bertoni e Valentina Dalmassa, interprete nello spettacolo. E niente. Grazie mille per essere state con noi e ci vediamo prestissimo. Grazie, grazie a voi, a Grazie. presto. A presto. Grazie.